Questa grande mostra sulla Puglia, l'Istituto Italiano di Cultura di Parigi si sposta verso il sud e mette in evidenza una realtà importante, quella della Puglia, non solo dal punto di vista storico, archeologico, ma anche dal punto di vista della varietà culturale, della diversità linguistica che in Puglia esiste, nei linguaggi locali, nei dialetti e nelle antiche lingue, l'albanese e il greco. La Puglia è una regione moderna, una regione di innovazione. È soprattutto una porta aperta verso l'Oriente, un ponte verso il mondo ortodosso che nella prospettiva dobbiamo recuperare nel nostro mondo culturale. Si dimentica che i Balcani sono stati la patria di ben 17 imperatori romani e che la Puglia è sempre stata lì a mostrarci questa parte di Europa mediterranea e orientale troppo spesso trascurata, ma che fa parte integrante del nostro futuro europeo e della nostra storia antica europea. J'ai voulu porter un supplément d'âme à l'image des Pouilles et j'ai choisi pour ce faire le fil directeur de la pierre avant tout. La pierre est ce qui a toujours rappresenté et sculpté le visage des Pouilles. Abbiamo portato la pietra dal Basso Salento per poter realizzare questo piccolo campione di muretto a secco e siamo qui per sensibilizzare e preservare la costruzione di muretti a secco seguendo la tecnica antica e originale che oggi va perdendosi con l'avvento delle nuove tecniche e dei nuovi materiali. Dans cette exposition, nous avons voulu représenter le paysage rural avec des édifices de grande importance qui sont dans les campagnes des Pouilles et qui représentent des joyaux du haut Moyen Âge et qui sont connectés avec un puissant fil directeur. Ils sont connectés aux cathédrales romanes que nous voyons dans les centres urbains, dans les Pouilles, et qui s'imposent aux yeux des visiteurs français. Questa mostra nasce da uno scontro che diventa un incontro tra i popoli indigeni della Puglia, VI secolo avanti Cristo, gli Iapigi, che si scontrano con la principale colonia magno-greca di Puglia, Taranto. Taranto perde, ma da quello scontro e da quella sconfitta nasce la contaminazione della cultura greca nel territorio del sud Italia. Contrairement à ce que la littérature scientifique a écrit pendant longtemps, puisque le rôle de Tarente n'a pas été celui de colonisateur, de polis colonisateur, sur un peuple mineur, mais en échange, lisible dans l'autonomie de choix et dans la modulation de cette réception, de la part de centres et des sites apuliens. Comme vous le voyez, la dernière partie de cette exposition dans le jardin est dédiée à la création contemporaine avec deux artistes qui ont un langage très fort. La macchina selezionatrice dei raggi del sole è una scultura a tempo, poiché ha una funzione di misurare il tempo mentre viene misurata dal tempo, poiché la ruggine che è sulla superficie continua a consumarla. Il sole ogni volta viene segnato, così come segna la pelle dei contadini che nel tempo ha lavorato e trasformato la terra. Quindi mentre trasforma la terra anche il contadino viene trasformato dalla terra. La mia opera si chiama Ultima Cena, è un'installazione multimediale con voce dove c'è lo sguardo del cenacolo di Leonardo. C'è questo accostamento con la Puglia, la terra, le caverne, perché appunto a Bari ci sono questi sottani che somigliano un po' a questa prospettiva. La riproduzione di 12 discepoli con Gesù al centro, dove c'è lo studio della pelle e della posizione delle orecchie del cenacolo di Leonardo. La Puglia è un mosaico, una vetrina
un esempio di come dovrebbe essere l'Europa del futuro, multilingue, multiculturale, aperta al mondo.